Un caro saluto a tutte e a tutti, amiche e amici di AostaOggi.it. Eccoci con una nuova pillola dell'Accademia della Storia, il 90, nella smorfia napoletana, anche se ha assunto un valore più universale, nella Cabala. Il numero 90 rappresenta e significa paura. Se dovessimo raccontare un anno che ha cambiato completamente il corso e il destino di questo paese e del nostro popolo, potremmo giocare proprio su questo aspetto numerologico simbolico. Anche se al numero 90 dovremmo fare una piccola aggiunta. 90 più 2, 1992, l'anno che cambierà il corso, la storia del nostro paese, l'anno segnato da grandissimi cambiamenti a livello globale. E quando la storia è cambiata a livello planetario, la nostra Italia ha avuto sempre un ruolo da protagonista assoluto. Il nostro paese, intendo. È il 1º gennaio del 1992, quando la Russia rende ufficiale la dichiarazione di indipendenza dalla Unione Sovietica, una decisione presa, votata sostanzialmente 6 giorni prima. Di fatto, quel 1º gennaio del 1992 finiva, si dissolveva ufficialmente la grande Unione Sovietica, la superpotenza che dal dopoguerra, dal 1945, aveva dominato una parte, metà del mondo, insieme agli Stati Uniti d'America. È il 1992 quando Deng Xiaoping, incontrando soprattutto i cinesi del sud, annuncia loro che Pechino avrebbe aderito al libero mercato. Se esiste oggi una Cina superpotenza mondiale, soprattutto dal punto di vista economico, questo lo si deve a quell'ascito, all'eredità lasciata da Deng Xiaoping. Di Mao Zedong non c'è niente nella Cina di oggi, in quella di Xi Jinping, il quale più volte ha voluto celebrare il suo illustre predecessore, piccolo nella statura, gigantesco nella capacità e nella visione politica delle cose, anche se la Cina di Deng Xiaoping è una sorta di emanazione, plasmata da un'idea geniale che nel 1971 ebbe condiviso proprio con Deng Xiaoping, l'allora segretario degli Stati Uniti d'America, sì, il professor Henry Kissinger. E il 1992 significa nel nostro immaginario dolorosissimo la strage di Capaci, la strage di Via D'Amelio, il mercoledì nero 16 settembre, un'azione criminal finanziaria che colpisce durissimamente la nostra moneta, la nostra lira. Una operazione, ripeto e sottolineo, criminal finanziaria condotta da George Soros, il presidente del Consiglio era proprio Giuliano Amato. È il 7 febbraio del 1992 quando si firma il Trattato di Maastricht, o Trattato sulla Unione Europea, dove si definiscono i tre grandi pilastri, i parametri per far sì che un paese possa accedere alla Unione Europea. E il governo depositario di quel documento fu proprio quello italiano. Un'Italia che tuttavia doveva arrivare indebolita a quel tavolo, sì, soprattutto la Germania, gli stessi Stati Uniti. Volevano un'Italia più debole, un'Italia che fino a qualche tempo prima era stata quarta, quinta potenza mondiale a livello industriale, un primato che aveva raggiunto grazie alla guida politica che all'epoca aveva il nostro paese. Sto parlando su tutti di Giulio Andreotti e Bettino Craxi. A quel punto serviva qualcosa per azzerare definitivamente quella classe politica, leader che aveva portato l'Italia sul tetto del mondo. Quando nel 2003, nell'agosto del 2003, a Palermo intervistai per Radio Rai Alfonso Giordano, il magistrato, il giudice, il presidente della corte che celebrò il maxi processo, chiesi a questi: avete subito pressioni? Avete sentito pressioni da parte di quei gangli che rappresentano il potere più oscuro, più controverso, ambiguo del nostro Stato? Lui era un uomo mite, ma fermo nelle sue posizioni, di grande onestà intellettuale, disse fermissimamente no. Nessun tipo di pressione, soprattutto in quel senso, volte a quelle che furono poi le sentenze. No, 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 no. Sulle sentenze abbiamo avuto sempre il pieno supporto da parte di tutti gli apparati e i comparti dello Stato. Se abbiamo subito qualche pressione, questa la si è avvertita soprattutto nei tempi, perché già dal settembre, ascoltate bene, del 1991 iniziamo a sentire pressioni. Pressioni volte a ricordarci che dovevamo chiudere al più presto possibile proprio quel maxi processo. Dovevamo chiudere quel maxi processo. E aggiunse:
Sembrava quasi che l'Italia dovesse andare incontro ad un altro evento, ad un'altra grande inchiesta giudiziaria che riguardasse e coinvolgesse in modo ancora più totalizzante il nostro paese. Poi ammiccò un sorriso intelligente più che furbo, al che capii e colsi l'occasione per aggiungere qualcosa a quelle sue considerazioni e gli dissi testualmente: mi sta dicendo che Mani Pulite è quell'operazione giudiziaria che è servita ad azzerare quella classe politica che aveva portato il paese sul tetto del mondo, quella della Prima Repubblica o della Repubblica dei Partiti. Mi fece spallucce e mi disse: ci pensi, il 30 gennaio chiudemmo il maxiprocesso e 18 giorni dopo, il 17 febbraio del 1992, scoppiò l'inchiesta di Mani Pulite, Tangentopoli, a Milano, con l'arresto dell'ingegnere Mario Chiesa, 7 milioni di vecchie lire, una cifra esigua, miserabile, che lo stesso Craxi liquidò dicendo: Mario Chiesa è un mariuolo isolato. E invece lui era l'estremissima punta di un iceberg profondo che aveva segnato anche tragicamente la storia del nostro paese dal punto di vista economico, politico. Il 1992 significa lo smembramento dei gioielli di famiglia, delle grandi aziende di Stato. Uno più uno più uno più uno hanno portato anche alla dissoluzione di quell'Italia della Prima Repubblica, di quei grandi leader politici, che sicuramente erano entrati in un giro anche storico, datato, di corruzioni e corruttele, ma che avevano fatto grandissimo questo paese. Ripensando ai tempi, a questo sincronismo quasi perfetto, dal momento che si chiude il maxiprocesso a quello che scoppia ad Tangentopoli, beh, basterebbe ricordare che uno dei giudici che condusse proprio l'inchiesta Mani Pulite è lo stesso Gherardo Colombo che 11 anni prima aveva condotto col suo collega Maurizio Turone l'inchiesta che, guidata dagli uomini della finanza, eseguita dagli uomini della finanza, portò a Castiglion Fibocchi, in provincia d'Arezzo, in Villa Amanda, la scoperta della lista degli appartenenti alla loggia P2, 962 nomi. Le volte scorse abbiamo ricordato un numero assolutamente parziale. I veri aderenti a quella loggia sono sicuramente tre, se non quattro volte di più. Ed è singolare pensare che alcuni di quegli iscritti alla loggia P2, che furono scoperti e resi pubblici grazie ad un'operazione giudiziaria condotta, un'inchiesta giudiziaria condotta dallo stesso Gerardo Colombo, che 11 anni dopo condurrà l'inchiesta giudiziaria Mani Pulite, Tangentopoli, abbiano avuto un ruolo fondamentale per costruire la Seconda Repubblica. Il caso non esiste, soprattutto a certi livelli, soprattutto quando di mezzo c'è la storia del nostro paese. Una vita, una storia, e al venerdì prossimo, sempre qui su Aosta Oggi, con le pillole dell'Accademia della Storia. Come credere che il Presidente della Camera, onorevole Giorgio Napolitano, che è stato per molti anni Ministro degli Esteri del Partito Comunista e aveva rapporti con tutte le nomenclature comuniste dall'est a partire da quella sovietica, non si fosse mai accorto del grande traffico che avveniva sotto di lui tra i vari rappresentanti amministratori del Partito Comunista e i paesi dell'est? Non se n'è mai accorto.